13:50, arrivo al Palasport di Torreglia. Questa volta si gioca col sole. Piacerà questa condizione a Fabio? Il sole mi piace, però dal palazzetto non è che... E allora ragazzi, eccoci finalmente giunti al Palasport del Torreglia per seguire assieme il 18° incontro del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi Torreglia versus Rovigo, una partita che vi ha visto coinvolti anche pochi mesi fa in Coppa. Nel match d'andata invece solo un gol per te, però comunque un bellissimo assist per il Pocio Morello, ricordiamo un 4-1 perentorio. E tra l'altro il Torreglia è comunque una squadra che proviene da un ottimo periodo di forma, seppur nell'ultima partita perso 7-4 contro il Pernumia. Precedono i 9 risultati utili consecutivi, l'ultima sconfitta, prima appunto dell'ultima, è stata proprio contro di voi. Quindi come arrivate a questa sfida? Ricordiamo i quarti della classe, oggi sarà un'impresa. Sì, secondo me arriviamo bene a questa partita, loro sono tra le squadre più forti del campionato e quindi dobbiamo dare il massimo, anche perché mancano pochissime partite alla fine, 5 compresa quella di oggi, e quindi dobbiamo vederle come 5 finali e vincerle tutte. Eh sì, avete un punto di vantaggio sul Pernumia, 5 sullo Yesfor, che oggi come dici tu sarà una finale sicuramente da non sbagliare. Dopo comunque gli ultimi incontri col San Precario, un 4-4 che è stata l'ultima partita che ti ha visto coinvolto, poi c'è stato un altro match che non è stato ripreso, a cui tu non hai preso parte per via della Got League, finito per 2-1 contro il Ponte San Nicolo in casa, tralasciando il fatto che mancano da 2 giornate le 2 reti, vorrai fare sicuramente bene. Sì, infatti ne approfitto per fare i complimenti ai miei compagni anche pubblicamente per la loro partita contro il Ponte San Nicolò, che non era assolutamente facile, e sono riusciti a vincere per 2-1, quindi davvero complimenti a loro. Mi dispiace tantissimo non esserci potuto essere, spero di dare il mio contributo ovviamente oggi e vincere questa partita, e spero di far bene oggi anche in vista dell'assenza di Ezze, che la scorsa giornata purtroppo è stato espulso per 2 giornate, quindi sarà assente questa la prossima, e quindi dovremo fare ancora più attenzione vista la sua mancanza, che è una mancanza importante. Eh sì, mancanza che tra l'altro c'è stata anche nella partita in Coppa, insomma un Ezze che non vuole giocare contro il Torreglia fuori casa. E allora noi adesso andiamo a leggere le domande che ci sono arrivate questa settimana, tra l'altro hashtag domanda per chiedere tutto quello che vorrete che Fabio al prossimo video risponderà. Partiamo con la prima domanda da parte di Davide 5324 che ti chiede: come ti sei sentito dopo la convocazione della nazionale Creator per Alicante? Te lo saresti aspettato? Sei un grande, continua così. No, sinceramente non me lo sarei aspettato, davvero un'emozione unica, sono davvero felicissimo di farne parte, ero molto felice di far parte dei 40 per Venezia, poi della convocazione Spagna ne sono stato ancora più felice visto che ne convocavano 11 su 40, quindi sì, non me l'aspettavo. Sicuramente sono già carico e sicuramente un motivo di vanto rappresentare l'Italia all'estero, davvero un onore indossare la maglia dell'Italia. Poi è un po' un'incognita perché non ho mai fatto questo tipo di esperienza e davvero non vedo l'ora di arrivare in Spagna. E adesso sarò io a chiederti qualcosa, visto che c'è una domanda anche per te da parte di Marcox6371. Ciao Antimo, ti fa tantissimi complimenti. Come mai con questa bella voce, questa telecronaca molto scorrevole dove non commetti quasi mai errori? Come mai non prevede entrare nel mondo del calcio in qualche azienda che ti possa valorizzare? Grazie per la risposta in caso. PS, anche a me piace commentare le partite. Innanzitutto ti ringrazio Marcox6371 per i bellissimi complimenti e le bellissime parole. Eh sì, potrebbe essere qualcosa che mi potrebbe interessare, vediamo. Attualmente sto facendo questo e mi piace, poi qualora arrivasse qualche altra chiamata sicuramente è qualcosa che non escluderei. E ora andiamo dentro con la seconda rubrica di giornata, hashtag esultanza. Infatti deciderete voi l'esultanza che farà l'uomo alla mia sinistra, e allora andiamo a vedere quali sono le vostre proposte. Partiamo con la prima richiesta di giornata da parte di Luca Mazzarese 6694 che ti dice: fai quella di Gyökeres. Questa è molto bella, già è una potenziale vincitrice. Enrico Ercoli 4154, fai l'esultanza di Palmer del Chelsea. Anche questa molto molto bella, se la gioca con Gyökeres. Questa invece a mio parere personale è la più bella. Limone Felice ti dice: mi dispiace per voi, sono tornato, hashtag esultanza. Dopo il gol corri sugli spalti, siediti e applaudi. Sono un po' esagerato. Beh, alla fine, considerato che gli spalti qui sono molto vicini al campo, sì, sicuramente rispetto a Rovigo sarebbe meglio farlo qua. Un po' difficile come esultanza, la valuterò, le farò sapere. E ora ultima proposta di I Am Squishy, fai l'esultanza di Bellingham. Richiestissima anche nei video scorsi, è ritornata. Sì, questo è un classico, molto bella, molto semplice, ci starebbe farla. E allora noi adesso andiamo a ricapitolare le opzioni, le esultanze che avrai a disposizione quest'oggi qualora segnassi. Opzione A, Gyökeres. Opzione B, Palmer del Chelsea. Opzione C, l'esultanza della gradinata, salire a applaudirti. Opzione D, l'esultanza di Bellingham. Ti chiedo, qual è quella con più like che comunque mi condiziona? Quella con più like è quella di Palmer del Chelsea. Quella è bella. La seconda con più like? La seconda con più like è quella di Bellingham. Posso dire che sono proprio quelle due che sceglierei. Boh, oggi le scelte bene, quindi sì, devo escludere la A e la C. E allora ne restano due, l'opzione B, Palmer del Chelsea, opzione D, quella di Bellingham. Comunque ho visto un commento che diceva tipo: se fai più gol dovresti fare la classifica e ne fai di più. Cosa ne dici? Non sarebbe male, non è una brutta idea, però io comincerei a classificare quella che è la priorità, e poi dopo, qualora avessi un'altra possibilità di fare l'esultanza perché fai un altro gol, prenderei in considerazione la cosa, fossi in te. Allora la mia scelta è l'esultanza di Palmer del Chelsea. Opzione B quindi, l'accendiamo? Sì, l'accendiamo, però visto che mi piace molto quella di Bellingham, nel caso dovessi fare un altro gol la farei, sperando sempre di farne almeno uno poi. Oh. Usa il destro più di te, bro. Al mancino di Alino il destro tirato. Non te lo prenderai, lo dico. C'è un altro.
Lì. Non ti importa. Per fare il tuo bambino. Ah, mi sono fatti tipo da controfigura. Sì. 9 anni? 4. Dai, E allora ragazzi, eccoci nel prepartita di Torreglia Rovigo, un match sicuramente difficile come dicevamo anche prima con Fabio. 18esima giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Padroni di casa quarti in stagione con 30 punti a meno 14. Dal Rovigo 77 le reti realizzate, quarto miglior attacco del campionato, settima miglior difesa con 65 reti incassate. Dalla parte opposta invece ci sono i ragazzi di Mister Gonzato, primi in classifica, devono sicuramente far bene perché il Pernumia è lì, a meno 1 ed è col fiato sul collo per provare il sorpasso. Ultimo incontro per il Rovigo positivo, vittoria per 2-1 contro il Ponte San Nicolò, seppur Fabio non era presente per via dell'impegno in Got League. Dalla parte opposta un Torreia che invece è uscito con le ossa rotte dal campo del Pernumia, sconfitta per 7-4, sicuramente un risultato poco positivo che però precede i 9 risultati utili consecutivi. Tra l'altro l'ultima sconfitta prima dell'ultima per i padroni di casa risale a quel 10 novembre proprio contro il Rovigo nella sconfitta per 4-1. Situazione capocannonieri per il Torreia, troviamo Jon Nedelcu, 31 le reti realizzate per lui, vice capocannoniere di questo campionato. Colpì anche l'andata la squadra di Fabio Compagni, vedremo oggi come giocherà. Dalla parte opposta invece c'è un Fabio Di Mauro a 20 reti in campionato, 25 se si considera anche la coppa, non trova la rete da 2 giornate, l'ultima perché ovviamente non ha giocato quella prima perché non è riuscito a mettere a segno nessun gol contro il San Precario. Allora andiamo a vedere anche quale sarà la risposta da parte del giocatore classe 2002 con la 9 sulle spalle, e noi andiamo a posizionarci con tutta la nostra attrezzatura per raccontarvi questo match e vedere quale sarà l'epilogo di questo. Benvenuti a tutti alla palestra di Via Tobagi a Torreia per seguire assieme il 18esimo incontro del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Torreia versus Rovigo, per l'appunto una partita estremamente difficile in cui però la squadra di Mister Gonzato ci arriva bene. Bella l'ultima prestazione, una vittoria per 2-1 sudatissima contro il Ponte San Nicolò, decisa proprio nel finale la sfida dei Menes e Rudi. Intanto la classifica, vediamo il Torreia quarto mentre il Rovigo è a più 1 sul Pernumia, a più 5 sullo Yeswork, meno 14 appunto dai padroni di casa, dalla squadra di Mister Tundreci che però ha fatto tanto bene. 9 i risultati utili consecutivi prima dell'ultima sconfitta appunto esterna proprio contro il Pernumia. Intanto vediamo la formazione per i locali, c'è Giusto in porta, difeso da Buta, c'è laterale destro Tamas il capitano, a sinistra Nedelcu e come pivot Niculae. Dalla parte opposta invece per il Rovigo troviamo Francesco Di Mauro in porta, difeso da Guaraldo, laterale destro Mariotto, a sinistra Danny Fabio e come pivot Garofalo. È tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara mentre le nostre telecamere vanno a pescare Nedelcu e si parte con lo scarico all'indietro del 10 per il 3. Ancora il possesso di Danny Fabio che dialoga sempre con Guaraldo, da questi ancora l'11, poi Ayrton Mariotto, lo stop, cerca una soluzione, va lungo proprio per Danny che lavora questo pallone per Garofalo che glielo restituisce. Arriva il gol di Danny Fabio dopo appena 19 secondi di gioco e sono 8 in stagione per il giocatore con la 11 che si è sbloccato, e sono 3 gol nelle ultime 3 sfide per quello che sta diventando un fattore importantissimo per il Rovigo, Danny Fabio. Rivediamo il dialogo con la spalla dell'11 per il 10 che gli rende il favore, come detto anche precedentemente. Poi il suo destro non lascia scampo a Giusti che si vede trafitto al primo tiro diretto verso la propria porta. E intanto proprio il 12 che cerca Nedelcu, l'anticipo di Mariotto così e così. Attenzione ancora al 7, gioca la palla al centro, allontanata poi da Garofalo ma diventa buona per Tamas sull'ottima sponda di Niculae. Arriva il 10° centro in questa stagione proprio da parte di Jonut Tamas che pochi minuti dopo riagguanta il pari per i suoi. Rivediamo il replay, la palla messa al centro da Nedelcu, allontanata da Garofalo, suolata spaziale di Niculae che col terzo occhio vede il numero 3 che la mette lì sotto al 7 dove veramente non può nulla Francesco Di Mauro, chiamato come Giusti al primo intervento, sicuramente non positivo. Ma adesso torniamo in live perché c'è Danny Fabio che lotta in mezzo al traffico, si va a riprendere un pallone, cerca le vie esterne, poi la gioca al centro per Garofalo che di pochissimo non trova l'appuntamento con il gol. Tamas da fallo laterale cerca Nedelcu, di testa la schiaccia, tocca Francesco, sarà calcio d'angolo per il Torreia. Guaraldo chiama in causa il proprio portiere, ancora il 18 verticale direzione Garofalo che torna da Danny Fabio. Si trovano proprio bene il 10 e l'11, in questo caso deviazione del Torreia, fallo laterale con l'11 che torna indietro dall'8, il suo sinistro neutralizzato da Giusti, rimessa in gioco ancora una volta in favore del Rovigo. Nedelcu dentro Tamas che torna dal numero 7, Ayrton Mariotto gli sta alle calcagne, prova a girarsi Nedelcu, Mariotto più deciso, fa ripartire i suoi, bellissimo il passaggio per l'11 che cerca il dribbling anche ai danni del portiere che non riesce
Francesco Di Mauro, dentro per Garofalo che cerca la sponda, la trova ora in Danny, ancora una volta pericoloso il numero 11, c'è stato il tocco, sarà calcio d'angolo con l'11 che va proprio da Ayrton, da questi ancora Danny che cercava Garofalo, capisce tutto Nedelcu ma se la va a riprendere, ancora Danny Fabio più deciso anche su Butta, c'è l'attenzione all'11, vis-à-vis fa fuori anche il portiere Danny Fabio, scatenato il classe 95 che ora porta nuovamente in vantaggio i suoi, grazie alla sua nona perla in questa stagione, c'è anche la sostituzione. Out, proprio il giocatore con la 11, dentro Eman Sherrood, entra anche FDM al posto di Ayrton Mariotto, ma rivediamo quello che è accaduto dal nostro replay, un gol veramente di tenacia, voglia e rabbia, riprende il possesso prima su Nedelcu, poi su Buttacelle, come se non bastasse, Giusti messo fuori dai giochi grazie allo splendido dribbling, c'è comunque da sottolineare anche il bellissimo lavoro di Garofalo che fa un blocco essenziale su Lima, poi dopo la porta gli si spalanca per Fabio con 2B che non può veramente fallire, il gol che porta il Rovigo sul 2-1 e ora torniamo in campo e vediamo se riuscirà a continuare su questo range la squadra di Mister Gonzato con Sherrood che cerca Di Mauro, non lo trova, capisce tutto Nedelcu, il dialogo con Niculai che torna dal numero 7, dura pochissimo il vantaggio del Rovigo perché Nedelcu, il vice capocannoniere di questo campionato, ne ha fatto un altro e ora sono 32 per lui. Veramente un numero incredibile. Rivediamo quanto accaduto. L'assist al bacio del 15 ancora una volta. Poi Francesco bucato sotto le gambe. Forse non perfetto qui il 18. Poco importa. Il Torreia l'ha rimessa in piedi. Una squadra che non muore mai. E ora Giusti vuole continuare così. Guaraldo però anticipa Barzagli De Anu. Dunque FDM suola chiuso praticamente da tre uomini. Allora deve ritornare da Sherrood. Ancora Eros che torna a sinistra da FDM. Che sfida proprio Barzagli De Anu, da questi a Garofalo. Guaraldo carica il sinistro, respinto da Lima. Ancora FDM il numero però sul 9 avversario. Ora gli si apre il campo e lo spazio. Fa partire un bolide neutralizzato da Giusti. Ottimo squillo però qui da parte di FDM. All'indietro Nedelcu per Butacel. Barzagli De Anu aggredito dalla pressione del Rovigo e da Lino Loato. Non sa come cavarsela il 9. Riconquista il possesso Sher. Il suo mancino ribattuto da Lima. Poi Butacel fa ripartire Nedelcu. Lo slalom per il sinistro che parte. Francesco Di Mauro gli dice di no. Transizione in avanti la squadra di Mister Gonzato, Sher un po' impreciso, Lima addosso a Fabio, rimessa in gioco per il Torreia, ma ora è calcio di punizione per Sherrood che tocca corto per Loato, da questi è FDM aggredito da Lima, vuole portarsi a casa qualcosa e ci riesce, calcio di punizione da una mattonella interessante, Giusti dispone la barriera, Eman Sherrood carica il destro, lo prepara, lo scalda ed è pronto a farlo partire, ora Sher, tocca Lima, ancora una volta provvidenziale, sarà calcio d'angolo. Ribeiro, verticale alta direzione Lima che vuole tornare dall'8, capisce tutto il capitano e 4 contro 3 per il Rovigo col 17 che va a servire al 9, attenzione Lima mette giù Fabio, calcio di rigore, il direttore di gara non ha dubbi ed ora arriva anche il cartellino giallo per Giovino Rodrigo Lima per qualche protesta di troppo, dice ho preso la palla, andiamo a vedere dal nostro replay se effettivamente è così, bellissima la trama di gioco del capitano che va da FDM che sposta il pallone, e beh sembra abbastanza netto e palese l'intervento, non ci sono dubbi neanche dalla nostra seconda inquadratura, dunque calcio di rigore, sul punto di battuta si presenta proprio il capocannoniere del Rovigo, FDM contro Giusti, parte Fabio, il palo clamoroso da parte di Fabio Di Mauro che sbaglia il suo primo rigore in Serie D di Futsal, rivediamo il nostro replay, palo esterno, esulta Lima lì a due passi che non voleva il penalty, penalty che giustamente è stato sancito dal direttore di gara, si resta sul 2-2, riparte il 5, lo ferma nuovamente il 17 e poi se ne esce con una giocata da urlo, CR7 e Sherrood, da questi a Loato, FDM sfida due uomini, fa partire un bolide, vuole subito riscattarsi, Giusti in calcio d'angolo, Gonzato chiama lo schema, capitan Chinaia palla in mano, cerca il movimento di qualcuno, si sgancia Fabio Di Mauro che incrocia la perfezione e ne fa 21 in campionato, 26 in stagione per il classe 2002 con la 9 sulle spalle, che ora esulta anche alla Palmer, come ci avete chiesto voi, una reazione psicologica importantissima, pochi minuti dopo il rigore sbagliato, arriva il gol del 3-2 del Rovigo, firmato FDM che fa passare la palla, prima sotto le gambe di Barzagli De Anu, poi sotto quelle di Lima, poi passa pochi centimetri anche dal piede sinistro di Giusti, un gol chirurgico e perfetto, ma vediamo ora Niculai che prova a reagire, FDM riconquista un altro pallone, fa partire il destro, Giusti in calcio
calcio d'angolo. Possesso Oliveira che cerca il pivot anticipo di testa di Fabio Di Mauro che va da Ciuli. Da questi a Scher che non ha spazio, allora sfoga a sinistra dove c'è sempre il compagno con la 9. Dunque il 20 prova ad accendersi ed accentrarsi. Erzel Ciuli, il suo sinistro neutralizzato in due tempi da giusti. Ma non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione di gioco. 3-2 in favore dell'Orovigo che sta facendo una buona partita. Avrebbe potuto fare qualcosa in più. Il risultato è ancora in stato precario e serve la ripresa per chiudere questo match e mantenere il primato. E allora andiamo subito a scoprire come finirà. E allora ragazzi, eccoci giunti al termine dei primi 30 minuti di gioco. Il punteggio dice 3-2 in favore degli ospiti. Una partita spettacolare, un Danny Fabio scatenato che è riuscito a mettere a segno due gol che lo portano a quota 4 nelle ultime tre partite. Veramente un fattore per la squadra di mister Gonzato. Poi dopo comunque è stata brava la formazione di casa a reagire, a trovare la rete del momentaneo 1-1. Poi dopo sempre il giocatore con la 11 del Rovigo a portare avanti i suoi, raggiunti nuovamente da Nedelcu. Fabio quest'oggi partito dalla panchina, ma quando è subentrato ha fatto veramente tanto bene, è riuscito a generare tantissime occasioni, si è riuscito a procacciare anche il rigore calciato proprio dal numero 9 del Rovigo. Ha preso il palo, un'esecuzione veramente molto buona, però come dice anche Ragnar, palo non è gol. Gol che poi è arrivato subito dopo sull'assist di Chinaglia da calcio d'angolo, un bellissimo sinistro a incrociare che porta momentaneamente avanti Viola col punteggio di 3-2. Ma adesso c'è tutta una ripresa da giocare e allora vediamo se la squadra di Fabio e compagni riuscirà a portare a casa questi tre punti e a mantenere il primo posto. Andiamo a scoprirlo. Dunque eccoci nuovamente assieme per seguire la seconda frazione di gioco tra Torreia e Rovigo, un match in cui sono momentaneamente avanti i ragazzi di mister Gonzato per un gol, mentre quelli di Tundre ci stanno a rincorrere ma per due volte sotto nel punteggio e per due volte hanno reagito alla grande. E ora in questo secondo tempo cercheranno la terza reazione e si riparte con Oliveira che va da Butacel, cerca una soluzione, va da Nicolai che fa fuori secco Mariotto, attenzione al 15, gli si spalanca la porta e la trova benissimo. Dopo meno di un minuto di gioco di questo secondo tempo agguanta il pareggio il Torreia grazie al proprio numero 15 e grazie al suo quarto centro in questa stagione. Avvio shock per i ragazzi di mister Gonzato che sono rimasti dentro gli spogliatoi. Ottimo il numero da parte di Nicolai su Mariotto, uscito forse troppo irruentemente. Poi apre il piatto FDM 2.0, non può nulla oggi, forse neanche la sua miglior prestazione, ma si riparte con Mariotto, calcia Danny Fabio, rimpallo favorisce in un qualche modo sempre il 15 che va dentro per Nedelcu. Ancora una volta Jonut Nedelcu, doppietta per lui, 33 in campionato, ma il gol anche in questo caso è tutto del giocatore con la 15, Andrei Nicolai, che veramente sta propiziando il Torreia a portare a casa i tre punti inaspettatamente, perché in questo secondo tempo pare esserci solamente una formazione in campo. Rivediamo l'assist al bacio del 15 per il 7 che da lì veramente non può sbagliare, riparte Giusti che va lunghissimo dentro per Nedelcu, anticipo di Francesco Di Mauro coraggioso in uscita, sul contatto è ancora a terra il vice capocannoniere di questo campionato ma pare nulla di grave. Oliveira cerca e trova Nicolai che battaglia in mezzo a due, poi rimbalza praticamente Ayrton Mariotto contro il 15 che è ancora in possesso, va dentro per Nedelcu, il numero su Francesco Di Mauro e clamorosamente segna ancora il Torreia, tripletta per Jonut Nedelcu, 34 in stagione per il giocatore con la 7 del Torreia. Rivediamo quanto accaduto ed ora praticamente nel giro di 5 minuti e 30 il loro Vigo si è ritrovato dal più 1 al meno 2 e adesso diventa veramente una montagna da scalare. Ottimo comunque il numero di Jonut Nedelcu ai danni di Francesco Di Mauro, una giocata da alta scuola proprio da vice capocannoniere di questo campionato. E ora mister Gonzato inserisce l'artiglieria pesante dentro Eman Sherrood e dentro anche Fabio Di Mauro per provare a ribaltare questa partita quando ne mancano 23. Loato sul secondo palo per Garofalo, non arriva ad un soffio il 10 e ora Scher ancora al centro, ancora poi Garofalo non inquadra lo specchio della porta, non c'è stata deviazione, rimessa dal fondo, Loato allarga il gioco per Francesco Di Mauro che ora sale quasi da portiere di movimento, carica il destro, para Giusti, poi ancora il 18, attenzione ai rischi, ora un po' il Lorovigo, si riposiziona ora proprio il portiere dei Viola. Intanto c'è stato un calcio da parte di Oliveira ai danni di Sherrood, secondo il direttore di gara proteste anche per Tundreci che ora viene ammonito, qualche parola di troppo per l'allenatore dei locali. E dunque si riparte con questo calcio di punizione affidato ai piedi di Loato che chiama in causa Francesco Di Mauro che torna dal 4 che sbaglia tutto, la porta è vuota, Nedelcu sul fondo la stava combinando grossa quello Rovigo. Sherrood, Loato,
si propone FDM, Sher invece si sovrappone, Aligno preferisce andare poi da Garofalo che torna all'indietro, sempre per Di Mauro che cerca di disegnare una traccia per Aligno che va dentro sul secondo, direzione Garofalo che qui avrebbe potuto fare qualcosa in più, ancora FDM dentro per Aligno, deviazione da parte di Butacel, ancora Aligno a ricevere da fallo laterale, messo giù poi da Nedelcu che usa le maniere forti, quelle cattive, lo sa il direttore di gara che gli mostra il cartellino giallo, dunque calcio di punizione, Giusti dispone la barriera e Mensherud carica il destro, lo prova ora il 12 così così. In ogni caso evita l'accesso del pallone in porta, alloato da calcio d'angolo dentro per Garofalo che riesce a liberarsi dalla marcatura e indirizzare verso lo specchio della porta. Nessun pericolo per il 12. Loato cerca e trova sempre il 10 che torna all'indietro per Francesco Di Mauro che si è alzato. Serve corto per Aligno, il suo mancino deviato. Sarà calcio d'angolo ed ora proprio Sher cerca il contromovimento di FDM. Attenzione, un tocco con la mano, recriminano i giocatori del Rovigo da parte di Butacel, ma non c'è tempo perché Nedelcu calcia dalla parte opposta. Francesco Di Mauro gli sbarra la porta in faccia. Rivediamo le fondamenta delle proteste di Fabio e di Sher. Palla messa al centro, contromovimento molto bene eseguito da parte di Fabio. E sì, c'è il tocco col braccio destro da parte del numero 4. Qui ci sarebbe potuto stare il secondo penalty di giornata, ma in ogni caso si riparte con Sher che riceve da Francesco Di Mauro, prova ad accendersi e ad accentrarsi in Sherrud, the man, CR7 Sherrud, 21 in stagione e riapre una partita che si stava chiudendo, il giocatore con la 7, ancora una volta lui, un fattore per la squadra di Mister Gonzato che nel momento del bisogno si fa vedere, si prende la squadra sulle spalle e dà un barlume di speranza per evitare quella che potrebbe essere la seconda sconfitta di stagione e si riparte con Tamas che batte all'indietro, dunque Lima conduce e poi serve sempre per Tamas che torna dal compagno con la 5 che calcia, in decisione di Francesco che comunque tocca la palla, calcio d'angolo, Sherrud gioca a corto sempre per Francesco Di Mauro che ora si sta alzando sempre di più, il suo destro Giusti para, poi non arriva sulla sfera Tamas che si perde in fallo laterale, battuto proprio da Sher, Loato, Garofalo ha bisogno di un sostegno, non lo trova, lo trova solo ora rifugiandosi all'indietro da Francesco Di Mauro che calcia ancora, un tiro cross direzione sul secondo palo, si lamenta Sher, avrebbe potuto fare qualcosa in più qui il giocatore con la 18, Tamas intanto va in profondità, FDM riconquista, calcia! Pallone deviato proprio dal 3 del Torreia, rimessa in gioco per il Rovigo. Gioca a corto Ribeiro che dialoga con Lima, poi cercano il terzo uomo che si chiama proprio Tamas che scorta l'accesso dell'8, il palo, poi attenzione Butacel, Fabio Di Mauro da portiere aggiunto, devia col tacco ma sarà calcio d'angolo, Lima ancora al centro per Butacel, ancora FDM a dire di no, difensivamente parlando tanta roba Fabio anche quest'oggi. Ora chiusura da parte del capitano del Torreia, rimessa in gioco per il Rovigo, non c'è un attimo di respiro, allora seguiamo Loato che cerca una soluzione che non trova, la trova solo ora in Francesco Di Mauro che si sta spingendo sempre in avanti, va da Garofalo, poi Fabio Di Mauro non ci arriva, la porta è mezza scoperta, lo sa il 4 che calcia, Francesco in calcio d'angolo, Fabio Di Mauro all'indietro per Loato, da questi a Sher, ora tutti gli spazi sono chiusi, bellissima la trama di gioco del 7 per il 4, miracolo di Giusti, prova a ripartire ora il Torreia, ma il Rovigo sta premendo sull'acceleratore e ora meno 1, vuole provare a trovare la rete del pareggio, lo sa Garofalo che però sbaglia una trama di passaggio importante, il Torreia comunque insiste con la rovesciata di Lima, brivido per la squadra di Mister Gonzato e ora sempre Butacel, il tiro, deviazione, arriva il gol, ancora una volta di Niculae, ma il direttore di gara dice che c'è stato un tocco con la mano, infuriato, Tundreci assieme a tutta la sua panchina, ma vediamo quello che è successo, calcia Butacel, di fatto sì, addosso al polso destro di Niculae che si sistema la palla fin troppo bene, calcia e segna, quello che è un gol che sicuramente non può essere validato visto il tocco di mano, ma torniamo in campo con Aligno Loato che riceve la sfera da fallo laterale, Francesco Di Mauro che si alza, ancora il possesso del 4, Fabio Di Mauro cerca il pertugio giusto, si accentra e poi cambia bene gioco per Francesco, vorrebbe palla nuovamente il 9, lo accontenta il 18, poi attenzione che Francesco è pressato da Ribeiro, se la cava, così è così. Fortunatamente non riparte in fretta il Torreia, riparte invece ancora una volta il Rovigo, però capisce tutto Lima, chinaia, fallaccio. E ora c'è anche un po' di nervosismo in campo, anche da parte del capitano che si prende il primo cartellino giallo, o uno dei pochi comunque della sua stagione. Riparte FDM, fermato nuovamente dal numero 4 del Torreia, pochissimo spazio tenuto in campo in questi secondi 30 da parte di Fabio, ma ora seguiamo l'azione perché c'è Sher che sradica la palla dei piedi di Niculae, poi fa fuori secco Ribeiro, il pallone giunge a Garofalo,
battuto proprio dal numero 8 del Torreia ed è il sesto fallo, che equivale a dire tiro libero. Entra Brancaleone da freddo per provare il gol del 5 pari, parte il 13, Paragiusti, poi Sherrood. Qui avrebbe potuto fare qualcosa in più CR7, c'era anche Fabio che stava occupando il centro. Peccato, occasione ghiotta per il loro Vigo. Seguiamo Aligno, fallo netto, non secondo il direttore di gara, calcia Niculae, fa il gol del 6-4. Inaspettatamente, nel momento migliore dei Viola, arriva ancora la rete dei Verdi, che ora fissano il punteggio sul 6-4. Una montagna da scalare, serve un'altra impresa come quella vista contro il San Precario, quando ci saranno 3 minuti di recupero. Intanto rivediamo quello che è successo. Eh sì, il fallo qui sembra veramente palese, ci è sembrato tale anche in diretta rivedendolo. Ancor più l'infrazione di gioco su Alino Loato, che prende solamente il calcio. La palla gli viene sottratta in una seconda istanza, purtroppo qui ingenuità da parte dell'arbitro, che sicuramente non scagiona un brutto Rovigo visto quest'oggi. Intanto ci prova Sher, Paragiusti, sarà calcio d'angolo, cerca l'assalto ora Garofalo, che scarica la sfera lì indietro per Loato, dentro Sherrood in due tempi, Giusti riesce a neutralizzare la sfera. Mariotto, verticale per Sher, che ha bisogno di un sostegno, si propone Fabio. Sher preferisce andare a destra da Mariotto, che gioca al centro, ancora una volta il numero 12 e ancora una volta calcio d'angolo. Intanto calcio di punizione invece per Niculae, così dal nulla il direttore di gara aveva non dato la distanza, perché probabilmente non richiesta dal Rovigo. Nessuno si è messo davanti al pallone, ingenuità ancora una volta importante da parte della squadra di mister Gonzato. Francesco ancora una volta forse qui avrebbe potuto fare qualcosa in più, però la palla passa tra Garofalo e Loato, non facile a livello di visuale per lui, e ora veramente diventa un triste epilogo per la squadra di mister Gonzato, con Sher che però ci crede ancora. Francesco Di Mauro carica il destro, Paragiusti, e non c'è più tempo, finisce 7-4, secondo KO di questo campionato per Fabio e compagni. Arriva sul campo del Torreia una partita un po' buttata, soprattutto nei primi 5:30 del secondo tempo. Servirà un Rovigo on fire nelle ultime giornate, dove comunque la matematica gli viene di aiuto. Infatti, qualora le vincessero tutte, ragazzi, mister Gonzato otterrebbero matematicamente il primato. La cattiva notizia, però, è che c'è da affrontare ancora Yesfork e Pernumia. E allora, ragazzi, eccoci al termine del 18° appuntamento del campionato di Serie D di Futsal. Seconda sconfitta stagionale per il Rovigo. Non è bastato il vantaggio per 3-2 nel primo tempo. Nel secondo siete crollati, 3 gol quelli incassati da parte della squadra di mister Gonzato nei primi 5 minuti. Dopo i cambi, che comunque non sono serviti per adempiere al punteggio che si era ingigantito. Bravo comunque il Torreia a difendersi e a tenervi lì. Sì, abbiamo fatto fatica dopo che siamo andati sotto di 2 gol, poi è normale che è difficile ribaltarla. Il Torreia si è chiuso dietro, però non dovevamo arrivare a quella situazione, dovevamo essere più bravi a gestire il vantaggio, e alla fine abbiamo preso tutti i gol in 5 minuti e si è messa male. Tra l'altro il primo tempo, primo rigore sbagliato per te, poco dopo è arrivato comunque il gol che ti porta a quota 26 in questa stagione, 21 in campionato. È servito a poco ai fini del risultato, però sei stato sicuramente tra i più pericolosi insieme a Danny Fabio. La presa invece sei praticamente scomparso assieme un po' a tutta la squadra, cos'è che non è andato? Secondo me il problema principale è stato un giro palla troppo lento, non sono riuscito mai a puntare, anche perché il campo è piccolo, quindi magari ho meno spazio, però penso che comunque ci si possa fidare del passaggio, anche se un po' più pericoloso, magari avendo paura del campo un po' più piccolo, delle distanze ridotte, ci si fidava di meno del passaggio, e quindi alla fine non so, abbiamo giocato male, lanciavamo da porta a porta e non è come giochiamo di solito. Capitano le partite, no, sicuramente ci si deve dare una mano a vicenda per far sì che un giocatore compensi l'altro, e non so, oggi siamo andati un po' tutti in difficoltà. Ed intanto arrivano non cattive ma cattivissime notizie dagli altri campi, perché lo Yesfork ha vinto, così come il Pernumia. Quindi Yesfork ha meno 2 da voi, mentre il Pernumia ha più 2, e quindi diventa uno scontro diretto quello coi nero-verdi. Ma pensi comunque possiate arrivare a questo primo posto che ora si allontana? Ah sì, è da vincere lo scontro diretto come era da vincere prima. Diciamo che prima ci andava bene anche il pareggio, adesso no. Alla fine quello che conta è lo scontro diretto, e ci giochiamo tutto là, sperando di non perdere ovviamente altri punti per strada. Eh sì, comunque il Torreia si è confermata ancora una volta una squadra insidiosissima, è riuscita a fermare anche lo Yesfork Valley col punteggio di 6-4, voi un gol in più avete incassato, però poco importa i fini della classifica. Adesso dovete ripartire, e sicuramente la prossima partita contro il Futsal Est SM è l'occasione giusta per potervi rifare. Sì, purtroppo settimana prossima contro l'Est non riuscirò ad esserci per via della Nazionale Creators, però comunque confido nei miei compagni, penso che sia una partita che possano vincere anche senza di me. Comunque, compresa la partita di settimana prossima, mancano solamente 4 partite, abbiamo la fortuna di poter contare solamente su noi stessi, perché se le vinciamo tutte e 4 siamo matematicamente primi. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao ragazzi.